mai scambiato una figurina con gli amici? Chi non ha fatto almeno una volta nella vita un album di figurine? C'è chi li finiva tutti, chi li lasciava a metà, ma il bello era ed è tuttora il gioco del ce l'hai, ce l'ho doppia. E quando ti mancavano le ultime 10 e non riuscivi a completare l'album, scrivevi una bella lettera a mano alla casa editrice perché ti inviasse le introvabili. E così era una volta, ma è anche oggi nell'era di Facebook e internet. In compagnia con le figurine, i pomeriggi passano via tra risate e divertimento. Ma quando ci si vede o si trova un amico o un parente proprio sull'album, ecco scattare quell'innata voglia di riprendere a giocare e a stare insieme. E così è successo a San Giovanni Larione, dove lo sport è un richiamo fortissimo. E non di solo calcio, ma 11 realtà e società sportive, dal judo al karate alla pallavolo, per 700 volti da scartare, scambiare e attaccare. Ed è stato davvero un successo, l'album Noi Sportivi è andato letteralmente a ruba nelle edicole di San Giovanni Larione, con tutta la soddisfazione del vice sindaco Thomas Pandian, primo promotore e ideatore del progetto, con la collaborazione piena della polisportiva Deus Ex Machina nella persona di Lucia Burato. Un'iniziativa editoriale che ha riscosso un notevole successo. Sì, esatto, un notevole successo, infatti anche le figurine stanno andando a ruba in tutte le nostre edicole. Volevo anche ringraziare proprio per questa iniziativa tutte le associazioni sportive e tutti quelli che hanno voluto mettersi a disposizione insomma, per questo bellissimo risultato. E mi dicono le edicole che sostanzialmente hanno già esaurito tutte le figurine che adesso le stanno riordinando, quindi insomma, credo che vada bene. Le associazioni hanno proprio colto bene questa iniziativa che serve sostanzialmente a favorire diciamo, la disciplina sportiva e a, come dire, a fare una fotografia di quello che è lo sport a San Giovanni. È una cosa che favorisce anche secondo me il contatto umano proprio tra i ragazzi che proprio in questi giorni mi raccontavano a scuola si stanno scambiando le figurine, ce l'ho doppia, ce l'ho, non ce l'ho, insomma è una cosa molto simpatica. Lei il suo album l'ha già completato? No, mi mancano ancora un po' di figurine però siamo a buon punto. E questa volta la figurina più ricercata non sarà quella di Pizza Balla, l'introvabile figurina della Panini, ma potrebbe essere proprio quella di se stessi o del nostro migliore amico.